militare, così la chiamano, non Barata Militare, ma si chiama Rivista Militare, forse perché in effetti giustamente il nostro governo e le nostre istituzioni danno molta importanza agli uomini e alle donne che sono le componenti fondamentali del nostro esercito, quindi riconosce un valore ai militari che difendono la nostra patria in diversi modi e non alle armi, perché noi siamo, diciamo, costituzionalmente una nazione pacifista e partecipiamo in diverse parti del mondo per mantenere la pace con i nostri reparti speciali. È stata un'esperienza molto bella. Detto questo, penso che sempre per completare questo discorso informativo ci siano alcuni nostri ragazzi che relazionano su questa esperienza. Prima abbiamo Arianna Jennifer Turco e poi abbiamo Paolo Tagliani. Buongiorno, sono Arianna Turco, preparatore della specialità del liceo. Devo dire che il cerimonia finale del progetto che abbiamo partecipato, quindi dalle aule parlamentari alle aule di scuola, ha coinciso quest'anno con il festeggiamento in onore della festa della Repubblica Italiana, a cui noi abbiamo partecipato. Ciò quindi ha reso ancora più ricco di emozioni e significativo questa nostra esperienza. Hanno sfilato molti corpi bandistici della Guardia di Finanza, dell'Aeronautica Militare e anche molti altri corpi speciali. Per quanto riguarda il contenuto del progetto stesso, abbiamo concretizzato nella realizzazione di un book, di un video che riassume un po' i contenuti che abbiamo analizzato. Ci siamo focalizzati sulla figura di Costantino Mortati, è un grande giurista, è un gran costituente innovatore che è annoverato tra i padri costituenti e fondatori della Repubblica Italiana. Abbiamo ritenuto quindi doveroso, soprattutto a 30 anni dalla sua morte, riscoprire l'attualità del suo pensiero e quindi la sua vasta dottrina che ha lasciato un segno indelebile nella scienza del diritto e nelle vicende politiche e civili del nostro tempo più recente. È stato bello quindi riscoprire nello studio scolastico della Costituzione italiana un intellettuale nato proprio a Prigliano Calabro, quindi nella nostra terra, che ha partecipato con le sue idee, il suo pensiero ed esempio a rafforzare i nostri studenti dei comportamenti propositivi, quindi nel dialogo tra le culture, tra la libertà e il bene comune. La nostra Costituzione è nata proprio in un contesto storico molto difficile, ma comunque illumina ancora oggi il nostro cammino, soprattutto di fronte alle nuove sfide della società contemporanea. Siamo quindi per questo motivo grati anche al Ministro della Pubblica Istruzione che in collaborazione con il Parlamento sviluppa questo rilevante progetto educativo. E noi studenti quindi dell'Istituto Siciliano siamo stati molto orgogliosi di aver potuto raccogliere, aver fatto nostro questa cultura, quindi questo patrimonio di valori di un uomo di scienza, di un democratico convinto che tanto ha fatto per la fondazione e la pratica del nostro Paese. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Paola Cagliati. Come diceva Arianna, per me è stata un'esperienza bellissima, indimenticabile e soprattutto singolare, perché la nona edizione del progetto dalle aule parlamentari alle aule di scuola è coincisa appunto con la festa della Repubblica nel 70° anniversario che ricorreva dal referendum istituzionale. Per la prima volta le donne hanno avuto il diritto al voto e hanno avuto anche la possibilità di scegliere se agli uomini tra la monarchia e la Repubblica. Siamo stati ospiti di una seduta parlamentare che è stata registrata su Rai 3 alle 15 del 2 giugno, presieduta dal Presidente della Camera e del Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso. Mi ha molto colpito anche il discorso del Presidente del Senato, Pietro Grasso, il quale ha ribadito come nelle aule di scuole, nelle scuole molto spesso la Costituzione viene vista come una conoscenza meramente costitutiva che non viene contemplata dal punto affettivo, mentre bisognerebbe appunto innamorarci della Costituzione perché un valore fondamento è il cardine della Repubblica, è l'ancora della nostra libertà. Questa Costituzione che, come diceva Pietro Calamandrei, non è
futuro migliore. Abbiamo partecipato anche con orgoglio, soprattutto alla rivista militare del 2 giugno e siamo soprattutto stati molto orgogliosi di aver potuto anche fare la foto con Pietro Grasso e Laura Boldrin, come avete visto, al quale abbiamo consegnato anche il libro Il desiderio di vivere come tutti. Ebbene, la finalità del progetto durante questi mesi di grande operosità, di grande ricerca, da noi è stato accolto con grande entusiasmo, quella di ricostruire una Costituzione a cui appellarci, non per esempio che è degenerato, è demistificato, perché molto spesso essa viene oubliata. In effetti, la Costituzione è un valore cardine al quale bisogna appellarci, altrimenti si ha una degenerazione dei valori, come nel caso della prima guerra mondiale, della seconda e di tutte le guerre, perché in effetti la guerra è intesa come appunto una demistificazione della Costituzione. E per questo oggi la si vuole ricordare con questo evento, soprattutto perché la memoria deve essere un quadro che ci permetta in futuro, attraverso la conoscenza del passato, che queste non possano ripetersi. Dal punto anche di vista della letteratura, la guerra è stata una delle matrici fondamentali che ha ispirato tantissimi letterari, pensi già all'Iliade di Omero, il poema bellico per eccellenza. Però per quanto riguarda la prima guerra mondiale mi ha molto colpito gli scritti di Carlo di Emilio Gadda, che fu sia scrittore e soprattutto letterario, e invece la sua visione è una visione singolare, per il fatto che lui guarda la guerra dal punto di vista dello scrittore, rivendica il valore dello scritto, della scrittura, della letteratura, soprattutto perché la letteratura è il grande compito di travalicare il tempo, di darci questo messaggio che risuona e combatte il tempo. E infatti mi ha fatto molto riflettere anche una citazione, ovvero molti di voi la conoscono, Albert Einstein, l'uomo è stato capace di costruire la bomba atomica, ma neanche i topi sarebbero stati così stupidi da costruire una trappola per topi. Grazie.